e stiamo attraversando Rotella. Nel Siamo territorio di all'esatto. Poggio Canoso, lungo la strada che da Rotella porta al Monte dell'Ascensione, si trova un antico convento, uno dei primi eremi francescani sorti nella regione. La tradizione narra che fu lo stesso San Francesco, forse riportando all'uso già una già esistente struttura benedettina, a scegliere il luogo che avrebbe ospitato il suo convento, rimanendovi alloggiato per una notte. Il convento di Poggio Canoso fu soppresso il 18 dicembre 1653. Dopo incertezze sul suo utilizzo, finalmente il convento ha riscosso l'attenzione che meritava e dal 1989 al 2009 è stato sede della comunità Incontro di Don Pierino Gelmini. Tutti attrezzi per dire la messa. Allora, abbiamo visto l'eremo di San Francesco a Rotella e adesso ci stiamo dirigendo ad Ascoli Piceno. E questo è il Monte dell'Ascensione, i Calanchi, la casetta spersa nella campagna. Adesso cerchiamo di parcheggiare l'auto e visitarla a piedi. Ascoli Piceno, capoluogo dell'omonima provincia nelle Marche, rappresenta il quarto comune in regione per popolazione dopo Ancona, Pesaro e Fano. Piazza Arringo o dell'Arengo compete con Piazza del Popolo per il ruolo di centro civile e religioso di Ascoli. Molto più estesa, ma non meno armonica e proporzionata, la piazza prende il nome dalle adunate arringhe del popolo che si svolgevano sotto un olmo. Chiesa di Sant'Emilio, il presepe nella chiesa di Sant'Emilio. Il primo nucleo del Palazzo dell'Arengo venne costruito alla fine del XII secolo, in corrispondenza con la nascita del libero comune. Monumento ai caduti. Fotobombe compreso. Ma sì, mettiamoci anche lui, Porello. Sono i segni per delle contrade. Ogni, perché qui c'è molta Ogni scena. contrada c'è il suo disegno. La chiesa di Santa Maria della Carità. Ci siamo arrivati con un bel camion davanti. Un paio di pittori sotto i portici. Caffè Meretti, storico bar di cittadini e turisti. Palazzo dei Capitani, costruito tra il 1200 e il 1300. La chiesa di San Francesco in stile gotico è uno dei fulcri religiosi della città di Ascoli. Caffè Meretti, ciao ciao, chissà quando ci rivedremo. Piazza del Popolo Ascoli, l'acquisto del scartoccio di olive. Oh,
Che state a fa? Mangiare le olive. Mangiate le olive ascolane? Porta sull'Està, che dà accesso all'antico ponte romano, considerato una straordinaria testimonianza della capacità costruttiva dei romani. Di età augustea, fu realizzato con una sola campata di circa 62 metri, un vero miracolo per l'epoca. Gli antichi lavatoi. Se impedivi alle donne di fare il loro lavoro, insomma, se di... poi sono addirittura consumati. Questa buca dovevi versare l'obolo se volevi attraversare il ponte. Il centro storico di Ascoli è costruito quasi interamente in travertino e per la sua ricchezza artistica e architettonica è ricordato a volte tra i più belli d'Italia. E siamo ritornati in Piazza del Popolo. Ecco qua, il custode della tradizione. Giardini del museo. Io non siamo riusciti a vedere perché a parte che è mezzo è vuoto, c'è una l'eco dentro il battistero. Siete mai stati? Sì. E cantava. Aspetta, mezz'ora che sono là. No, mangiare le olive ascolane fa venire sete, vero? E vai tu a mangiare le olive ascolane e poi bevi. La beverata del piccione. Il podestà e consorte. L'arengario. Adesso finiamo la visita ad Ascoli e andremo ad Offida. In lontananza abbiamo Civitella del Tronto.